Di Procida.com. Salve, siamo al municipio di Via Panoramica a Monte di Procida con il primo cittadino di Monte di Procida, il dottor Giuseppe Pugliese. Allora, proprio con il sindaco di Monte di Procida vogliamo ripercorrere un po' l'anno 2015, un anno ricco di soddisfazioni a livello personale, amministrativo per il sindaco, un anno ricco ovviamente di novità e di cambiamenti per Monte di Procida. Sindaco, prima di tutto buonasera, grazie ovviamente per aver accettato l'invito. Dovremmo partire da dicembre 2014, quando esce un manifesto per le strade di Monte di Procida che annuncia la nascita di Monte di Procida 2.0. È quello l'atto che poi determina una rottura all'interno dell'amministrazione Iannuzzi e quindi di fatto l'apertura della campagna elettorale anticipata qui a Monte di Procida. Beh sì, diciamo che l'amministrazione Iannuzzi già prima di allora aveva perso dei pezzi importanti, già c'era stata una scissione importante con la fuoriuscita di Capuano, con la Scotti che poi dopo rientrò, quindi diciamo aveva già mostrato diverse crepe negli anni. Quello sì è stato un momento, uno spartiacque importante, da allora poi è cominciato un terremoto politico che anche con il nostro contributo ha visto la defenestrazione di Iannuzzi e quindi l'indizione delle elezioni. E allora proprio le elezioni è stato un momento probabilmente forse quello più gratificante per la compagine di svolta e di Svoltiamo Insieme e per il sindaco pugliese. Com'è stato vivere quei momenti? Una cavalcata entusiasmante sì, ma anche suppongo stancante, molto faticosa. Allora, adesso sto cominciando a smaltire la fatica e il peso di quel periodo, il peso proprio fisico, nel senso che ho messo 12 kg durante la campagna elettorale, anche perché, come sapete, i cittadini montesi sono molto accoglienti, soprattutto le signore, quindi pezzi di pastiera, di torta, di pizza di scarole nelle case, e ovviamente non si poteva mai dire di no, anche perché poi erano buoni oggettivamente questi manicaretti, e quindi sono ingrassato ben 12 kg. Mettiamoci anche lo stress di una lunga fase di trattative. Io ricordo le riunioni a casa mia già si facevano a dicembre, perché già eravamo in odore di elezioni, addirittura ottobre delle riunioni cominciavamo a fare per parlare di un tavolo costituente, e quindi potete immaginare anche lo stress che ci ha portati a questa campagna elettorale, per cui oggi gli stress amministrativi sono una passeggiata rispetto a quel periodo che ricordo con piacere. Forse il momento, uno dei momenti che ricordo con più piacere fu anche un po' quelle idee folli che poi hanno scandito la nostra campagna elettorale, come anche quello di prendere una sede gigante, l'idea che me la diede Sergio Durazzo, e in piazza guardavamo quella sede e dicemmo, stavamo cercando una sede, dicemmo sì, però quella sarebbe proprio la follia. E poi oggi penso che quel grande contenitore ci ha permesso di fare delle assemblee con tantissime persone, ci ha permesso che dei giovani venissero nella sede come l'avevamo allestita col Museo del Mare e tant'altro, e dicessero bravi, come sono capaci queste persone. Quindi a volte sognare oppure fare gettare, diciamo, guardare oltre è importante. Cioè la capacità di osare, quello ci ha insegnato questa campagna elettorale, perché abbiamo avuto tante idee ardite che poi si sono rivelate, insomma, concretizzabili, ma soprattutto proficue dal punto di vista elettorale. E allora, per chiudere questa fase, diciamo, pre-amministrazione targata pugliese, quando hai capito di essere lì per vincere le elezioni? Quando ho capito, l'ho capito strada facendo, l'ho capito, diciamo, la sera quando vedevo che in sede, diciamo, la cosa l'ho realizzata in sede quando vedevo che c'erano ogni sera circa 30, 40, talvolta anche 50 e più persone, quando venivano le signore c'era l'amica che portava il limoncello, l'amica che portava il liquorino allo sherry, l'amica che portava la torta, quindi la sera
non mancava mai cosa fare e cosa mangiare. Era bellissimo e si era creato un movimento che era un po' come quelle palle di neve che vediamo nei cartoni animati, che mentre rotolano si ingrandiscono sempre di più e alla fine finiscono per travolgere tutto. E là effettivamente si cominciava a percepire che c'era all'orizzonte una bella vittoria. Allora, passiamo invece poi all'amministrazione. Quindi l'amministrazione si insedia, se non sbaglio, a giugno, siamo a dicembre, abbiamo ovviamente fatto poco per questioni di tempo. Ti chiedo subito il merito più grande dell'amministrazione pugliese in questi primi 6 mesi. Il merito più grande io penso sia l'impegno, a prescindere dal risultato, e l'impegno che vede tanti assessori e tanti consiglieri qui presenti tutti i giorni. Io penso che è fondamentale perché la politica non può essere intesa in maniera part-time. La politica, soprattutto in un paese come il nostro, che è stato, diciamo, lacerato e diciamo, vulnerato da anni di politica fatta di superficialità e pressappochismo, oggi ha bisogno di una cura d'urto e la cura d'urto la si può somministrare solo se l'infermiere sta sempre al capezzale del malato. Quindi la presenza tutti i giorni qui dei consiglieri e degli assessori con il loro impegno continuo e costante per me è un plusvalore che non apprezzo. Tra l'altro, questo cosa determina? Anche una immedesimazione tra cittadino e amministratore. Cioè, oggi non c'è più la distanza, cioè l'amministrazione non viene visto più come altro rispetto al popolo, ma viene visto come uno di noi. Cioè, la gente, io vedo quando chiama Sergio Turazzo per dire Sergio, quell'albero sta cadendo, questa cosa, lo sente come se Sergio fosse uno di loro. Oppure quando si chiama Pignone perché Acquamorta c'è successo un problema improvviso, Pignone viene immedesimato come un cittadino tra i tanti che si sta prestando alla cosa pubblica. E io questa la trovo una cosa meravigliosa e mi permetto di dire, forse con un pizzico di presunzione e di immodestia, che questo risultato penso di averlo raggiunto anche io, perché. E l'ho detto da poco all'incontro che abbiamo fatto il 20 dicembre a Villa Materese con la cittadinanza. Io sono orgoglioso di non aver mai mandato via un cittadino da Monte di Procida, anche se dal comune di Monte di Procida, anche se vengono fuori orario, anche se vengono a qualsiasi ora. Però io la porta l'ho sempre tenuta aperta ad ogni cittadino, quantomeno per ascoltare i loro problemi. E questo penso sia un buon risultato. Allora, Peppe, cerco ovviamente di scadenzare gli argomenti così da rendere più facile poi la comprensione da parte dei nostri web utenti. Facciamo un bilancio. Il primo bilancio è l'estate, quello dell'estate 2015. Eravate all'amministrazione da giorni e vi siete dovuti ovviamente confrontare con tutta una serie di accorgimenti amministrativi per poter diciamo, sviluppare tutte le attività che d'estate interessano Monte di Procida. Sì, diciamo che è stato un bel battesimo del fuoco in tutti i sensi perché ci siamo confrontati con il calore estivo, praticamente anche con il calore e con i bollori comunali. Praticamente qui abbiamo trovato una serie di feste, controfeste e rave party notturni fatti sulle spiagge che dovevamo ostacolare e le altre bellissime feste che si fanno a Monte di Procida invece dovevamo cercare di organizzare nel migliore dei modi. Quindi è stato veramente un tour de force, cioè praticamente non potevamo nemmeno prenderci un'ora per pensare ad altro e siamo stati catapultati in questa realtà. Io penso che abbiamo ben retto, diciamo, questa prima esperienza. Sicuramente possiamo migliorare tanto. Abbiamo deciso di fare interventi, diciamo, sul decoro urbano per dare maggior lustro turistico a Monte di Procida e devo registrare che abbiamo avuto un aumento dell'utenza turistica a Monte di Procida. Questo lo sappiamo perché ci sono diversi indici, diciamo, sia come la spazzatura prodotta o anche come, diciamo, l'incasso delle strisce blu, che sono stati notevolmente superiori. Quindi sappiamo che c'è stato un incremento turistico. A me piace pensare, anche perché siamo intervenuti a rendere il paese più decoroso con tutta una serie di interventi d'urto proprio per migliorare la piccola viabilità, per migliorare il poter camminare a livello pedonale sui marciapiedi, il decoro delle aiuole, la pulizia degli alberi pericolanti, ma anche la pittura delle ringhiere in piazza o le panchine che erano sgarrubate ormai da anni, o i buchi in mezzo alla strada, tanti interventi, tutti quanti potrebbero dire l'ordinaria amministrazione, sì, però diciamo l'ordinario a Monte di Procida era diventato straordinario, quindi ben venga anche questo tipo di interventi. E quindi ci siamo, insomma, da subito catapultati in questa realtà. Io penso che i cittadini hanno apprezzato questo nostro sforzo.
tema caldo dell'estate ovviamente è stata anche la spiaggia, con il rifacimento di tutta una serie di condizioni per poter permettere ai montesi di usufruire della stessa. Una polemica che peraltro, diciamo, è stata anche prolungata. Il sindaco cosa dice in relazione a questo? Sì, anche la spiaggia praticamente aveva bisogno di un intervento urgente. Un intervento urgente che ne consentisse la fruizione nel migliore dei modi, perché ormai praticamente erano stati fatti degli interventi di pulizia in maniera maldestra, tant'è vero che sotto ormai riaffiorava il terreno. Da quello che emerse all'interno del comune, secondo le relazioni dei tecnici, la strada più praticabile poteva essere quella di un riallineamento dei profili, non un vero e proprio ripascimento, ma un, diciamo, incremento della dotazione di sabbia della spiaggia stesso. È stato fatto, sicuramente è stato molto criticato. Noi ci siamo premuniti di tutte, diciamo, quelle che erano le autorizzazioni necessarie. Io ho chiesto espressamente agli uffici che compissero la migliore istruttoria e portassero avanti le pratiche nel migliore dei modi, e che soprattutto fosse verificata la compatibilità della spiaggia con lo stato dei luoghi. Sicuramente la sabbia non è entusiasmato nemmeno me, ma che oggi ancora se ne parli significa proprio che effettivamente abbiamo poche cose da cui essere attaccati, su cui essere attaccati, perché effettivamente questa spiaggia che doveva portarsela la prima mareggiata forse non è stata la prima, è stata la ventesima, che effettivamente, come sapevamo, se l'è portata. Però, diciamo, a fronte di quello che abbiamo investito, pensiamo che abbiamo consentito alle persone di passare un'estate decente su una spiaggia decente. La tenuta a lungo termine della sabbia non mi ha soddisfatto, lo ripeto, e ho anche io, a seguito anche di interrogazioni fatte dai consiglieri di minoranza, chiesto informazioni agli uffici. Sicuramente se dovessimo fare altri tipi di interventi similari, li faremmo utilizzando un tipo di sabbia diverso. Passiamo invece ad un altro argomento che diciamo è stato anche fortemente protagonista all'interno della campagna elettorale, vale a dire i trasporti in generale, vale a dire salita Torre Cavita nello specifico. Sì, purtroppo tutti sanno il dramma di via Torre Cavita e tutti ci chiedevano di adoperarci nel migliore dei modi. L'interlocuzione con la provincia è stata costante e io direi asfittica, perché non gli abbiamo lasciato nemmeno il tempo di respirare. Purtroppo però la provincia ha approvato, oggi città metropolitana, noi però ormai tutti la identifichiamo come provincia, ha approvato il bilancio solo il 20 ottobre, quindi lo stanziamento necessario è stato disposto solo lo scorso 20 ottobre. Questo significa che abbiamo dovuto sollecitare interventi più urgenti, soprattutto a seguito delle scosse che ci sono state a Pozzuoli poche settimane fa, proprio per evidenziando l'importanza di Torre Cavita come via di fuga. Da questo punto di vista il nostro intervento pressante ha sortito effetto e abbiamo avuto l'ampliamento e il ripristino di due carreggiate per circa 90 metri su 110. L'ultimo tratto ci stiamo adoperando per farlo effettuare il prima possibile. Purtroppo si tratta sempre di una tempistica che è dettata prevalentemente dall'ente provinciale, oggi città metropolitana, ma noi comunque ci siamo col fiato sul collo e contiamo a breve di risolverlo integralmente. Torre Cavita è anche il nostro collo di bottiglia per quanto riguarda sia i flussi turistici, perché tante persone effettivamente quando restano al semaforo lì, magari il panino dopo alla fine rinunciano a venirlo a prendere il sabato successivo, quindi questo ci penalizza molto, perché noi crediamo che il sistema turistico deve salire, deve essere lanciato tutti insieme in maniera coordinata. Quindi Monte di Procida deve diventare un grande ingranaggio in cui tutti i piccoli ingranaggi devono muoversi in maniera ben oleata, in maniera sinergica. Quindi basta qualcosa che non va ed il turismo alla fine non può decollare. Quindi anche, e mi collego pure ad un altro aspetto, anche quello dei trasporti su gomma, vale a dire noi appena insediati ci siamo recati, sindaci di Bacoli e Monte di Procida, a far la voce grossa dal neonominato De Gregorio, dirigente dell'EAV, per chiedere un rafforzamento di quella che era il trasporto su gomma. Noi abbiamo avuto un'altra navetta che poi, ahimè, funziona male, come funzionava già la prima, perché l'EAV sappiamo come sta funzionando, però siamo riusciti ad ottenerla e contiamo col tempo di stabilizzarne l'efficacia. Tra l'altro, oggi, e ritorniamo all'ottica di sistema integrato, io in quella seduta chiesi che l'altra navetta che avrebbero messo a nostra disposizione
avrebbe dovuto effettuare un servizio Acquamorta Torre Gaveta, perché se Acquamorta non viene ben collegata durante tutto l'anno, diventa praticamente non può decollare. E tra l'altro, se arrivano dei mezzi via mare, e oggi finalmente lo sappiamo, evviva, perché è arrivato un primo mezzo, ha fatto una prova che ha avuto esito positivo, e quindi verosimilmente a gennaio, questo è un bellissimo regalo di Natale che abbiamo fatto ad Acquamorta, a gennaio partirà questo traghetto in maniera continuativa, ci collegherà all'isola di Procida. Però se il procidano arriva ad Acquamorta, a che santo deve votarsi? Deve prendere le figurine e deve scegliere il santo a cui votarsi. Invece noi abbiamo già pensato mesi fa, per questo ritorno al ragionamento di sistema integrato, mesi fa abbiamo chiesto all'EAV che qualora fosse stato disponibile un mezzo per Acquamorta, doveva esserci anche un mezzo su gomma che collegava Acquamorta con Torre Gaveta. Quindi quando partirà questo servizio, verosimilmente, come promesso, partirà anche un collegamento in pianta stabile Acquamorta Torre Gaveta. Quando finalmente miglioreremo Torre Gaveta, il mezzo che ci collega Bacoli attualmente all'ospedale La Schiana, che è stato un altro nostro grande risultato, partirà da Monte di Procida. E quindi avremo un rafforzamento del sistema dei trasporti locali che verosimilmente ci potrà portare verso un nuovo turismo e una nuova ricchezza a Monte di Procida.